Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati da Young. Come al solito io sono Moruschiedal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, siamo tornati in Da Young. Nella scorsa puntata abbiamo trovato finalmente le esche avvelenate. Siamo entrati nella casina che c'è da questa parte qua e abbiamo trovato la ricetta delle esche avvelenate, per cui io direi che possiamo subitissimo tornare indietro. Ho recuperato un po' di energia in questi 2 o 3 minuti in realtà di gioco, giusto per avere il full di energia, e a questo punto possiamo continuare la nostra avventura. Allora andiamo subito qua e proviamo a creare questa esca avvelenata, non letale, specifica. Non mangiare questa roba stordisce temporaneamente gli animali che la mangiano e sicuramente ci servirà a questo punto là. La creiamo, eccola qua, e crea un'esca avvelenata. Fatto, molto bene. A questo punto il compito delle esche avvelenato è terminato e infatti guardate qua, abbiamo ancora 3 missioni. Fuggi dall'isola. Ancora, solo adesso 3 missioni, per ora. Attraversa la porta, raggiungi la torre alta e su apri la porta del toro che va attraversata, cerca le chiavi nella gabbia, quindi sono quelle chiavi lì, dobbiamo andarle a prendere, quindi subitissimo andiamo a fare il viaggio rapido. E quindi andiamo sulla casa, sulla spiaggia, la casa sulla spiaggia, vabbè avete capito, insomma il nesso è questo, casa sulla spiaggia, eccoci qua, molto bene. A questo punto andiamo, scendiamo da questa parte qua, la strada era di qua, vi ricorderete abbiamo passato il tronco, eccolo qui, che crea una sorta di shortcut veloce per andare da questa parte qua. Qua scendiamo e abbiamo trovato le chiavi, quindi non serve che facciamo tutto il giro, basterà aprire la porta qua. In effetti, vedete, chiave del canile, l'avevamo trovata giù, quindi possiamo aprirlo, molto bene. E qua ci troviamo da questa parte qua, vi ricorderete tutta questa roba qua, tutta sta roba qua. Scendiamo, qua c'è il famoso cane, eccolo qua il maledetto cane. Ora a questo punto cosa facciamo? Andiamo da questa parte qua. E presumo che qua dobbiamo armare questa, quindi via questo subito, via. Presa l'esca, a questo punto possiamo metterla dentro. Guardate, assurdo, bisogna allontanarci leggermente. Mettiamogliela lì. Oh, lui la mangia. Sta un po' male. Oh, là. Guardate, e vai, e noi raccogliamo le chiavi della gabbia. Molto bene. A questo punto possiamo aprire la porta. Vedete qua, il cane è rimasto qua. Però non è nulla di che, non gli stiamo facendo male. Abbiamo visto, è solo temporanea la cosa. Il tempo di rubargli quella fottutissima chiave, possiamo continuare. Qua tra l'altro c'è un nuovo documento che ho visto adesso. Ciao Claudia. E anche il 1988 è passato, manca solo un altro paio di mesi prima dell'introduzione delle prove, poi saremo costretti a lasciare questa casa. Prove. Quest'area ospiterà gli stranieri e non ci è concesso avere contatti con loro. Che peccato, adoro le case sul mare. Anche i bambini amano questo posto. Salgono sempre sulla passerella sul tetto per giocare nel ripostiglio. Gli ho detto che è pericoloso, ma non mi hanno detto retta. Comunque presto sarà tutto finito. Spero che questa lettera ti arrivi, ma so che è quasi impossibile considerando quello che il fratello numero uno ci ha ordinato. Volevo solo fartelo sapere. Addio, Lisa. Interessante cosa. Perché interessante cosa? Perché dovete... non ce la farò... Ah no, dovevo saltare di là. Bravo, amore. Shortcut usato proprio alla perfezione. Complimenti. Stavo dicendo, perché è importante questa cosa? Sì, poi se cado, magari se riesco a saltare bene, dai Amon, ce la puoi fare. Perché abbiamo visto, abbiamo letto anzi, che c'è questa sorta di prova che devono fare. Cioè, ci sono degli stranieri che devono arrivare, ci sono queste prove e sono stati costretti a andare via dalla casa qua. Che tra l'altro, casa qua che abbiamo visto come sia praticamente distrutta
ridotta male praticamente, una roba brutta, cioè abbiamo visto è crollato il tetto, ma abbiamo visto anche i due disegni dei bambini, quindi stiamo molto attenti. Ora bisogna andare sicuramente, abbiamo la casa alla spiaggia, la masseria, dire di no, quella più vicino è la torre costiera, assolutissimamente, quindi torre costiera, scendiamo a questo punto. E una volta che siamo scesi possiamo attraversare la porta. Ricordiamoci che abbiamo anche, eccola lì la porta, là in fondo. Ricordiamoci che abbiamo anche là in fondo l'altra torre dove c'è quel prigioniero. Ma chiavi per ora non ne abbiamo trovate. Però con la storia dei viaggi rapidi, qualcosa mi dice che se andiamo avanti di qua, a questo punto possiamo in qualche modo anche tornare indietro, ovviamente con i viaggi rapidi. E a questo punto sì che potremmo trovare la chiave più avanti e tornare indietro. Ora, apriamo la porta e abbiamo aperto la porta. At last. Now it's time to head for the high tower. E Perhaps my adesso friends are there. forse i miei amici si trovano lì. Ricordiamo che i suoi amici ce ne sono veramente pochi. Cioè adesso dove cavolo sono finiti? Qua, compiti. I miei amici, Dave e Andre, gli altri, ciao, sono già andati. Trova la chiave, questa qua la sappiamo. Trova il campeggio e la borraccia da qualche parte nel campo di girasoli. Questa non è ancora stata trovata, però potremmo trovarla. Credo che sia la missione del campo dei girasoli. Sono missioni secondarie, non è detto che dobbiamo farle. Ora andiamo da questa parte qua, perché qua adesso bisogna capire dove siamo. Un po' ho idea, noi eravamo sopra di qua sul passaggio. Vi ricorderete quel passaggio lì? Con un cancelletto c'era. Il cancelletto, scusa, scusa, ma mi serve la tua pelle. Scusa, eh sì. Eh sì. Il cancelletto. Che cosa serviva? Serviva come shortcut per passare da una parte all'altra. Cosa molto importante questa cosa qua. Quindi serve praticamente tutta la pelle che ho. Cioè che posso trovare. Lì c'è un tizio che ci fa così, eh. Guardate. È forse il primo personaggio che troviamo a questo punto. Imbavagliato. Vediamo qua, non c'è niente. Direi di premere la E. Santo cielo, ti prego, stanno cercando di uccidermi. Aiutami, prego, qualcuno mi ha rapito. Oh my Questa, God, chiamagli un please. po' questa qua. They're trying to kill Ma lui me. è be cioè è Easy bendato. now, calm down. You're safe here. This is a place of tranquility. We don't want other unpleasant events to occur. Mi prende in giro, ma che cosa sta succedendo? Che posto? Questo, cosa intendi con eventi spiacevoli? C'è qualcuno che può aiutarmi? Un po' caratteri un po' andati. È meglio che vada. Are Mi you prendi in giro, kidding ma cosa me? sta What's going on succedendo? here? Don't be influenced by what you've seen so far. It's all a necessary evil. I assure you that on this island there is much more than meets the eye. A parte i caratteri un po' sminchiatelli, però mi hanno sepolta viva. Ci There sono are cadaveri corpses ovunque, gli everywhere. direi. The corpses are only collateral damage. You're unable to Danni understand what's in collaterali, your questo qua è un present po' state of pazzo. being. Un po' pazzo, di sicuro. Mi hanno sepolta Necessary viva. evil? I was buried alive. See, the cup is half full. You're alive, and you find yourself in a place where you can obtain La true vera freedom. libertà. Questo non è. Ne I know so enough about it. abbastanza, ok. Che posto è questo? What is this place? This is an island where those who have decided to cast away their old life take refuge. That life made up of ephemeral things, where there's a continuity of unhappiness that you don't realize thanks to the brainwashing of the media. Here, on the other hand, we are safe and immune from control of the masses. È molto interessante questa cosa qua. Quindi sappiamo che in quest'isola ci sono questi abitanti che c'erano questi abitanti che sono stati mandati via e adesso lui ci dice in quest'isola ci va chi vuole cambiare vita. Quindi l'idea della setta, cioè di questo gruppo che crea questa setta, può essere vera. Cosa What do you intendi con mean, eventi unpleasant events? spiacevoli? I heard that the other day one of you was bustling about near the manhole at the irrigation canal. Was that No. you by any chance? L'altro giorno, poi è passato solo un giorno, il tombino. Quindi qualcuno dei nostri amici è lì. Questo ci sta dicendo. Non so se lo fossi, ma cosa te ne frega? No, I non don't so know di what che you're cosa talking stai about. parlando. If you don't know what I'm talking about, then don't worry. It doesn't Allora, concern lui you. pensa che eravamo noi, ma probabilmente non siamo noi, ma
Ma uno dei nostri amici, che dei due che avanzano. E mi sa che a questo punto uno dei due è finito male. Chi Who are you? sei? Vediamo un On po'. this island, I am a humble farmer who works for his daily bread, free from the corruption of modern society, free from the craving for money that gripped me in the past, free from the thirst for meaningless pleasures that consumed me. Here, I feel fulfilled and at peace with myself. Here, I've become a new man. Quindi anche questo qua probabilmente è arrivato sull'isola per cambiare questo tenore di Who were you vita. before? Cosa facevi prima? I was a broker once. Un The gods guided me, broker! Questo era didn't un look broker, anybody adesso un in the contadino, face. guardate qua. I drove a lot of people out of business with my dealings, you know? But for what purpose? A life overladen with work, in which I didn't have a minute for myself. My only interest was accumulating more money. Vedete come Money parla with which I calmo? was attempting to fill the void that I felt inside. But here, life is different. Molto interessante. C'è qualcuno che Is there può anyone who aiutarmi can bring me fuori out da of qui? here? Ok, Strangers are unwelcome to most of us. Be careful, because not all the other island dwellers are friendly as I am. Think carefully before approaching somebody. You never know sì, how ci they siamo might accorti. react. Questa è l'unica persona che ci sta raccontando qualcosa. I better go. Meglio che I vada. advise you to tread carefully. This island is Per full voi of dangers for stranieri, you ma non foreigners. è che a questo punto, perché la cosa che io continuo a riflettere, io continuo veramente a riflettere su un po' le cose, e questa alla fine, guardate qua, nei documenti, io continuo a pensare a questa cosa qua. Dove cavolo è la mappa? Mappa, là c'è un tizio, lo vedo, mappa disegnata a mano. Quando ci danno questa mappa qua, l'abbiamo vista a noi e ai nostri amici. Ci segnano il punto di partenza, ci segnano dove andare, ci segnano cosa attraversare, ci segnano qual è la tappa finale. Non è che è una sorta di prova per entrare qui, l'oliveto, cioè entrare a far parte in qualche modo della setta. Lo so, io sto ipotizzando, questa è una nuova zona, l'oliveto. Il tizio lì ci ha detto chiaramente, muoviti con calma. Stai attento perché non tutte le persone sono amichevoli. Ad esempio, lì c'è qualcuno. Sarà amichevole oppure no? Oppure vi lascerà stare. Vi lascia stare qualcuno che lavora qua. Sembra, attenzione perché qua io ho sempre paura. No, sembra amichevole veramente. Qua raccolgono le olive sostanzialmente, nulla di che. Però anche qua da capire se. Ehi, quello è un altro tizio che lavora qua. Bisogna stare molto attenti. Anche questo qua, questo tizio qua è tranquillo. Recuperiamo un po' di materiali, direi. E qua si raccolgono le olive. E nulla di che, cioè non mi sembra nulla di così drammatico a parte la raccolta delle olive. Sto pensando a quello che mi ha detto il tizio là, e soprattutto guardate qua la distesa. Noi credo che fossimo sopra là, esattamente sopra là. Là c'è un'abitazione, c'è qualcosa. Quindi una bella esplorata qua, ci sta benissimo per capire le cose. Sento dei grilli anche. Qua ci sono animali, dobbiamo recuperare assolutissimamente le pelli. Però c'era per strada qualcuno. Ora, sarà un tizio normale come questi oppure no? Questa è una bella domanda. Qua, una corda che non si può raccogliere. Chi è sto casino? Da questa parte qua si scende, sembrerebbe. Vediamo se c'è qualcosa. No, sembra di no. Però guardate, lì c'è qualcosa. Assolutissimamente, qua c'è qualcosa. Io provo a scendere. Vediamo un po'. Ah, questo è il famoso tombino. Bene. Tombino che è questo. A quanto pare qualcuno stava armeggiando vicino a un tombino. Lui apre il tombino. Cavoli. Qua c'è una leva. Non si muove. Sembra che io debba bloccare il flusso dell'acqua dei canali. E avevamo visto il flusso là. Ok, non riesce a aprirlo a mani nude, ma noi abbiamo abbastanza agilmente questo qua che possiamo andare a sostituire qui. Molto bene, e a questo punto teniamo premuto e apriamo il tombino. E cavoli.
Viola, è pieno di acqua fangosa, non posso andare là sotto, annegherei di sicuro. Ed è chiaro che va usata questa leva, però bisogna bloccare prima di tutto il flusso dell'acqua, ce lo dice. Quindi altra cosa da fare qua nel tombino è proprio questa: chiudi la saracinesca del canale. Qua ci sono i canali e c'è addirittura un sacco di roba, perché guardate, qua ci sono i famosi canali che servono a, credo, a irrigare tutto, un po' tutta la zona. E c'è veramente tanto da andare in giro qua, ed è fantastico. Amici, veramente fantastico. Sono veramente... questo gioco mi colpisce sempre tanto, devo dire, perché c'è di tutto. C'è questa esplorazione, c'è questa crafting, c'è questo mistero, questo senso di... cavolo era? Questo senso di angoscia, di paura, di... non lo so, di inquietudine, e soprattutto questa continua ricerca di trovare... tu sei brava, sì. Questa continua ricerca di trovare nuovi indizi per capire sempre di più una storia che non ti viene dettata, non ti viene raccontata. Sei stato buttato in un pozzo, non sai nulla, è eccezionale, veramente bello, bello, bello. E piano piano stiamo capendo la trama, e devo dire che per ora si sta svolgendo un'ottima cosa. Ora sto cercando di fare la mia solita mappa mentale, che devo dire che ci siamo, eravamo sopra là. Questa qua è un'altra casa, e lì c'è qualcosa. Qua possiamo entrare decisamente, qua possiamo anche bere. Iniziamo a fare un giro attorno alla casa per scoprire. Non dobbiamo arrampicarci per ora, almeno così sembrerebbe, ma è una comodissima porta per entrare, quindi un po' strano rispetto al solito. E in effetti possiamo anche mangiare. Questo lo mangiamo, però in realtà eravamo già pieni. Beviamo l'acqua. Ah, e qua questo simbolo c'era in uno dei documenti che abbiamo trovato. Mappa ingiallita, eccolo qua, eccolo! Nella mappa ingiallita c'era. Quindi che questa tipa provenga da qua? Potrebbe veramente essere. Quindi, ok, recuperiamo questo. Qua possiamo mangiare, ma direi di non mangiare, siamo già full. Questo c'era, anche questo. Quindi forse da qua... nuovo documento. Da qua ci si preparava? Bloccata. Abbiamo un documento. Dobbiamo trovare delle chiavi perché ci dà dei guanti. Ma non possiamo prendere gli stivali, no? Questo siamo pieni. Ok, andiamo a vedere i documenti. Ho perso la chiave del mio armadietto mentre lavoravo vicino al canale a valle. Qualcuno l'ha trovata per caso? Se sì, per favore portatemela. Grazie, Manuela. Quindi in questo caso la chiave lì è vicino al canale a valle. Cioè, eccezionale. E qua un altro documento appeso. E anche questi c'erano. Attenzione. Attenzione, appunto, la saracinesca della chiusa, della cascata alla cascata fuori uso. È assolutissimamente vietato azionare la saracinesca fino all'intervento della squadra di riparazione. Quindi forse non possiamo bloccare l'acqua? Cioè, mi stai dicendo quello? Comunque qua c'è l'uliveto, è veramente... questo qua è buono o cattivo? No, è buono. Quelli cattivi ci segnala l'occhio. Credo di aver capito questo. Anche questo non è cattivo. Non so se lo picchio è una buona cosa. Ma qua c'è un'ulteriore casettina. Fa più un bagno. In realtà c'è qualcosa, c'è qua, ma che cose che ci possono servire. Ma in realtà nulla di che. Questa tizia qua sta raccogliendo. Là in fondo c'è anche qua qualcosa, perché là è l'entrata, vi ricorderete, da questa parte qua. Forse qua è una bella storia, perché bisogna assolutamente esplorare tantissimo. E anche qua, guardate qua, là c'è qualcuno. Però era quello che avevamo trovato. Quello lì è lo shortcut con il tizio qua. Ma l'avevamo visto il tizio qua? Sì, il tizio qua, non so se l'avevamo già scoperto. Sono saltato giù e mi sono fatto veramente male. Da questa parte qua c'è la famosa discesa. Vi ricordavate l'altra volta? Porca caccia Eva, c'è il cane.
Maledetto cane, a mo' ti faccio fuori. Maledetto cane, sì, abbaia, abbaia. Abbaia, abbaia, abbaia. Maledetto cane. Eccoti qua. Ah, il cane è andato. Abbiamo perso un po' di energia, ma adesso la recuperiamo. Stavo dicendo, da questa parte qua era la salita che avevamo visto un bel po' di puntate fa, prima di trovare la storia della carne secca e quant'altro. E in effetti potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte qua. O è un luogo che si collega alla pineta. Questo si collega alla pineta. Quindi è tutto un giro particolare. Attenzione! Lì c'è qualcos'altro. Cavoli. Che cavolo è successo qua? Ah, il lupo credo che abbia ammazzato la capra. Che cavolo di cattivello il lupo. Va bene, amici, allora io direi che per questa puntata è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, dove andremo avanti da qua e cercheremo di capire là che cosa dobbiamo fare. Abbiamo visto chiudere il canale, tombino, altre cose, robe sicuramente interessanti, robe da capire, robe che secondo me ci daranno tanto altro da fare, ma veramente tanto altro da fare. Però vi chiedo di supportare questa serie con un mi piace, un commento e una condivisione. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e commentate. Da Amorugio è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.